Benvenuto, caro fratello, cara sorella. Ti invito a prenderti qualche minuto per ascoltare questa meditazione cristiana. Lascia che queste parole ti guidino verso un luogo di pace, dove potrai ritrovare forza, coraggio e sentirti avvolto dalla presenza amorevole di Dio. Trova un posto tranquillo, lontano da ogni distrazione, dove nulla possa disturbarti. Assicurati che sia un luogo in cui ti senti a tuo agio, un luogo dove puoi veramente rilassarti. Ora chiudi gli occhi, lascia che i pensieri della giornata scivolino via. Ogni preoccupazione, ogni timore, ogni pensiero che affolla la tua mente, lasciali andare. Questo è un momento solo per te e per Dio. Inizia a concentrarti sul tuo respiro. Senti l'aria che entra nei tuoi polmoni, fresca e purificatrice. Ad ogni respiro, immagina che ogni tensione nel tuo corpo si dissolva. Lascia che ogni preoccupazione si allontani, come foglie portate via dal vento. Respira profondamente e lentamente. Sentiti radicato nel momento presente, sapendo che in questo istante Dio è con te. Ora, mentre ti rilassi, apri il tuo cuore alla presenza di Dio. Senti come il suo amore ti circonda, ti avvolge e ti sostiene. La scrittura ci ricorda: non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, ti soccorro e ti sostengo con la destra vittoriosa. Queste parole sono per te. Dio è con te. Qui e ora. Non c'è nulla da temere, perché Lui è la tua forza, il tuo rifugio, la tua sicurezza. Permetti a queste parole di penetrare profondamente nel tuo spirito. Qualunque siano le tue paure, qualunque siano le tue preoccupazioni, sappi che non sei solo. Dio è al tuo fianco, cammina con te, combatte per te. Senti la sua presenza vicina, come un amico fidato che non ti abbandona mai. Pensa ai momenti in cui hai avuto paura. Forse è stata una paura di fallire, di non essere abbastanza, o forse è stato un timore più grande, legato a circostanze fuori dal tuo controllo. Ricorda questi momenti, ma non soffermarti su di essi con angoscia. Guardali alla luce della promessa di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ogni volta che il timore si fa strada nel tuo cuore, ricorda che Dio è la tua luce. Non cammini nelle tenebre, perché la sua luce ti guida. Non sei solo, perché Dio è la tua difesa, il tuo baluardo. Pensa a questa verità come a uno scudo che ti protegge, come una roccia su cui puoi salire e vedere oltre le onde della paura. Ora immagina di essere su una montagna alta. Davanti a te si estende un vasto panorama, libero e aperto. L'aria è fresca e pura, il cielo è sereno. In questo luogo elevato sei vicino a Dio. Qui le paure sembrano piccole e lontane, incapaci di raggiungerti. Qui senti la potenza di Dio intorno a te, come un vento forte che spazza via ogni timore. Ricorda le parole di Gesù: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. La pace che Gesù ti offre
è diversa da quella del mondo. Non è una pace momentanea, legata alle circostanze, ma una pace profonda, radicata nella fiducia in Lui. Lascia che questa pace riempia il tuo cuore. Ora, sentila diffondersi in ogni angolo della tua anima, scacciando ogni paura, ogni dubbio. Mentre continui a respirare profondamente, ricorda che Dio ha un piano per te, un piano di speranza e di futuro. Infatti, io so i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Qualunque cosa tu stia affrontando, sappi che Dio ha già visto il tuo cammino e ha preparato per te un futuro pieno di speranza. Non lasciare che la paura ti derubi della gioia di vivere nel suo piano. Dio ti chiama a fidarti di Lui completamente, a lasciarti andare nelle sue mani amorevoli. Come un bambino che si fida ciecamente dei genitori, così tu sei invitato a fidarti di Dio. Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Rilassa ogni resistenza, ogni controllo. Lascia che sia Dio a guidarti, a dirigere i tuoi passi. Lui sa cosa è meglio per te, anche quando le cose sembrano incerte. Prenditi un momento ora per rimanere in silenzio. Lascia che il tuo cuore si apra ancora di più alla presenza di Dio. Senti come il suo amore si riversa su di te, portando pace, portando conforto. Ogni paura, ogni ansia, ogni dubbio si dissolvono in questa luce divina. Sei al sicuro nelle braccia di Dio. Se senti ancora delle resistenze, delle paure che ti tengono legato, portale davanti al Signore. Parla con Lui nel tuo cuore. Di a Dio ciò che ti spaventa, ciò che ti preoccupa. Ascolta la sua risposta nel profondo del tuo essere, come una voce gentile che dice: non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Ricorda, non sei definito dalle tue paure. Non sei definito dai tuoi fallimenti. Sei definito dall'amore di Dio, un amore che non conosce limiti, che non si stanca mai, che non ti abbandona mai. Sei suo, sei prezioso ai suoi occhi. Il mondo in cui viviamo è spesso pieno di incertezze e paure. Paura dell'ignoto, paura del fallimento, paura di non essere amati o accettati. Ma Dio, nella sua infinita misericordia e amore, ci invita a lasciare andare queste paure e a riporre in Lui la nostra fiducia. La Scrittura ci ricorda innumerevoli volte che non siamo soli, che Dio è con noi in ogni passo del nostro cammino. Nel Salmo 23, uno dei passi più conosciuti e amati della Bibbia, Davide dichiara con fiducia: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza». Queste parole sono un balsamo per l'anima. Ci ricordano che, anche nei momenti più bui, quando ci sembra di camminare in una valle oscura e minacciosa, Dio è con noi. Non siamo mai soli, non siamo mai abbandonati.
Dio ci guida, ci protegge, ci rinfranca. Anche nelle circostanze più difficili possiamo trovare conforto e sicurezza nella presenza di Dio. Mentre continui a respirare profondamente, immagina di essere in un luogo sicuro e tranquillo, guidato dalla mano di Dio. Forse è un prato verde con erba soffice sotto i tuoi piedi, o forse è accanto a un ruscello di acque limpide e calme. Senti la serenità di questo luogo, la pace che scende su di te come una dolce pioggia. Questo è il luogo dove Dio ti porta quando ti affidi a Lui, quando scegli di fidarti del Suo amore e della Sua guida. Dio ci invita continuamente a superare le nostre paure e a riporre in Lui la nostra fiducia. In Isaia 41:10 il Signore ci incoraggia dicendo: «Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, ti soccorro e ti sostengo con la destra vittoriosa». Queste parole sono come un'ancora in mezzo alla tempesta. Quando le paure ci assalgono, possiamo afferrarci a questa promessa. Dio è con noi. Egli ci fortifica, ci sostiene, ci soccorre. Non siamo mai abbandonati. Ora, pensa a una paura che hai portato con te oggi. Qualcosa che ti ha appesantito, che ha occupato la tua mente e il tuo cuore. Forse è una paura per il futuro, per una decisione importante o per qualcosa di più personale, legato alla tua identità o ai tuoi rapporti. Visualizza questa paura, portala davanti a Dio. Immagina di mettere questa paura nelle mani di Dio, di lasciarla andare completamente a Lui. E mentre lo fai, ascolta la voce gentile di Dio che ti dice: «Non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni». Dio conosce il tuo nome, Lui sa chi sei, sa cosa stai attraversando e ti ama profondamente. Sei prezioso ai Suoi occhi, sei amato in modo incommensurabile. Non c'è nulla che tu possa fare per allontanarti dal Suo amore. Non c'è nulla che possa separarti da Lui. Come è scritto in Romani, io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Lascia che questa verità penetri nel tuo cuore. Nulla può separarti dall'amore di Dio. Nessuna paura, nessun fallimento, nessun errore. Dio ti ama con un amore eterno, un amore che non vacilla, che non cambia. Quando la paura cerca di intrappolarti, ricorda questo amore. Ricorda che sei amato, che sei prezioso, che sei protetto. Ora, immagina di essere su una barca in mezzo a un lago. Le acque sono calme, la barca è stabile. Senti la presenza di Gesù accanto a te, proprio lì sulla barca. Anche se le onde iniziano a crescere, anche se il vento inizia a soffiare, tu non hai paura perché Gesù è con te. Lui è colui che calma le tempeste, che comanda al vento e al mare, e tutto si placa. Ricorda il racconto nel Vangelo di Marco, quando i discepoli erano in mezzo a una tempesta e avevano paura. Ed essendosi levato un gran turbine di vento, le onde si rovesciavano nella barca,
tanto che ormai era piena. Egli stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Gesù ci invita a non avere paura, ma ad avere fede. Lui è con noi nella tempesta. Lui è con noi nei momenti di paura. Non dobbiamo temere, perché Lui ha il controllo su ogni cosa. Possiamo fidarci di Lui. Possiamo riposare nella Sua pace, sapendo che Egli è il nostro Salvatore, il nostro protettore. Mentre continui a meditare su queste verità, permetti alla pace di Dio di riempire il tuo cuore. Lascia che ogni paura si dissolva nella sua presenza. Dio è con te, Egli è la tua forza, la tua roccia, il tuo rifugio. Come dice il Salmo 46, Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Anche quando tutto intorno a te sembra vacillare, tu puoi trovare rifugio in Dio. Egli è la tua fortezza, il tuo sostegno. Ora, immagina di trovarti in una fortezza sicura, con mura spesse e impenetrabili. Dentro questa fortezza sei al sicuro. Nessuna tempesta, nessun pericolo, nessuna paura può raggiungerti qui. Questa fortezza è Dio stesso, il tuo rifugio, il tuo scudo. Senti la sicurezza che deriva dal sapere che sei protetto, che sei custodito dal Signore degli eserciti. Il nome del Signore è una torre fortificata. Il giusto vi corre e vi trova rifugio. Sei al sicuro nelle mani di Dio. Non c'è nulla che possa farti del male, perché Dio è con te. Egli è il tuo scudo, la tua difesa. Come dice il Salmo 91, Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno. Sotto le ali di Dio trovi rifugio. La sua fedeltà è il tuo scudo, la tua protezione. Permetti a questa immagine di rimanere con te. Ogni volta che senti la paura avvicinarsi, immagina di rifugiarti sotto le ali di Dio, in quella fortezza sicura che è la sua presenza. Senti il calore, la sicurezza, la protezione che solo Lui può dare. E ricorda che questa protezione è sempre a tua disposizione, perché Dio è sempre con te. Quando il mondo ti spaventa, quando le preoccupazioni della vita sembrano opprimenti, torna a questa immagine. Ritorna alla presenza di Dio, dove trovi pace, dove trovi conforto. Come dice il Salmo 121, alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Il tuo aiuto viene da Dio, il creatore del cielo e della terra. Lui è la tua fonte di forza, la tua fonte di coraggio. Mentre continui a meditare, lascia che queste verità si radichino profondamente nel tuo cuore. Dio è il tuo aiuto. Dio è il tuo rifugio. Dio è la tua forza. Non c'è nulla da temere, perché Dio è con te. Egli ti sostiene, ti guida, ti protegge, anche quando le circostanze sembrano difficili, anche quando il futuro sembra incerto. Puoi trovare sicurezza e pace
nella presenza di Dio. Prenditi ora qualche momento per rimanere in silenzio. Lascia che queste verità si sedimentino nel tuo cuore. Rimani in questo stato di quiete, di pace, sapendo che sei al sicuro nelle mani di Dio. Senti la sua presenza intorno a te, come un abbraccio che non ti lascia mai, che ti sostiene e ti protegge. Signore Dio, nostro Padre amorevole, ti ringraziamo per questo tempo di pace e di riflessione. Grazie per averci ricordato, attraverso la tua parola, che non siamo soli, che tu sei con noi in ogni momento, in ogni situazione. Grazie perché sei la nostra luce, la nostra salvezza, il nostro rifugio sicuro. Padre, ti chiediamo di rafforzarci con il tuo Spirito Santo. Quando le paure e le preoccupazioni ci assalgono, aiutaci a ricordare che tu sei il nostro scudo, la nostra fortezza. Insegnaci a riporre in te tutta la nostra fiducia, sapendo che tu ci guidi, ci proteggi e ci sostieni con la tua destra vittoriosa. Signore, ti chiediamo di riempire i nostri cuori con la tua pace, quella pace che supera ogni comprensione umana. Aiutaci a portare questa pace nelle nostre vite quotidiane, nelle nostre relazioni e in ogni situazione che affrontiamo. Che possiamo essere testimoni del tuo amore e della tua protezione a coloro che ci circondano, affinché anche loro possano conoscere la sicurezza che si trova solo in te. Padre, ti affidiamo ogni nostra paura, ogni nostra ansia, ogni nostro dubbio. Le mettiamo ai tuoi piedi, confidando nel tuo amore e nella tua saggezza. Grazie perché sei sempre con noi, perché ci sostieni e ci guidi con amore infinito. Nel nome di Gesù, nostro Salvatore e Re, preghiamo. Amen. Quando ti sentirai pronto, potrai aprire gli occhi, sapendo che la presenza di Dio ti accompagna ovunque tu vada. Senti la pace che risiede nel tuo cuore e porta questa pace con te, sapendo che Dio è sempre al tuo fianco, che ti protegge e ti guida in ogni passo del tuo cammino. Sii benedetto e cammina con coraggio e fiducia nel Signore. Cari fratelli, adesso aprite gli occhi. Ritorniamo alla vita di tutti i giorni più forti e consapevoli che vicino a noi abbiamo il Signore. Grazie per aver ascoltato questa meditazione. Fateci sapere nei commenti se vi è stata utile e se vorreste altre meditazioni simili. Che il Signore benedica tutti noi.